Eccoli, arrivano Luca Barreca, Ernesto Maria Ponte, Luisa Maneri, poi Francesca Peggio, Giulia Ieno, spero di non lo... perché c'è stato un po' di ambada nel senso che avevano scritto Loredana, ah eccola qua, Peppa, Loredana Marino. Oh, dico, non ho presentato Loredana, ci facciamo una bella figura, perché mi risulta che Loredana è anche presentatrice, ma è vero o no? Da stasera. No, è successo. È successo. Ah, la cosa principale che ho invitato la cantante, la presentatrice, la ballerina, dovrebbe saper fare tutto. È stata da fare a campare. Che è stata fare a campare, dovrebbe di tutto. Sì. Sì, no, dovrebbe essere così, almeno. Allora, eccoli qua, no, ci incominciamo. Luca, buonasera caro. Luca Barreca, Federico Ruffo d'Altavilla. Esatto. Che nome altisonante. È già un po' lungo. Cioè, alti, sì, sono alte. Alte pure, ma alta linda, vabbè, battuta del cazzo, vabbè, non la mia. Allora, sei arrivato da Codolce provenendo da che cosa? Dal teatro anche tu? Sì, anche io dal teatro, poi da Palermo, in realtà quindi ho fatto molta strada, però sì, molto teatro e poi questa bella cosa, insomma, speriamo negli anni. Ecco, vedo che è un personaggio del tuo un po' particolare, forse sotto certi aspetti è anche un po' emblematico. Se vuole un po' parlare meglio. È Mi piace un applauso. Ti fa teatro.
Ci risulta che hai iniziato per caso a 14 anni, è vero? Sì, è vero. Come mai? Perché? Non si ci viene a fare il conflitto, se no ora qui non te la metto. No, io me ne messo. La verità? Perché avevo bisogno di soldi per comprare il mio motorino. E allora dovevo prestare a fare delle cose quando non andavo a scuola. Evidentemente la sua faceva, allora siamo andati avanti. Ho deciso di fare la piscina per stare, poi. Quello era. Però scusa, Luisa, ma un motorino da cattare così poi? Sì, sì, no, certo. È importante. E' anche vero che tu più volte hai dichiarato che ti piace più il teatro che il cinema, però mi pare che il grande successo fosse almeno la popolarità, perché poi questo da la sua propria, così chiamiamola, arriva così. Sì, ma no, faccio differenza tra successo e popolarità. Questa è popolarità. Sì. Sì. Eh sì, piace molto il teatro. Sono contento, perché poi d'altronde è quello che forma i veri artisti. Sì, anche testi impegnati, vero? Sì, sì, classici. Sì. Ha fatto quasi tutto Molière, Shakespeare, quella cosa. Vado avanti. Avevo dimenticato. Buongiorno. Anche la posizione è più lontana, no? Non lo so, sicuramente no. Io sono sicilianissima, però dalla Campania. Provincia di Catania, e qua ti volevo. Io appena venite, non solo vi saluto, volevo forza Palermo e Sandra Cosolini. Dove stai andando? No, però... No, 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 scusa, no, se no, voi siete da prima parte, voi non avete messo la serie di Catania. Di Catania, te ne sono andato. Dico, ma avete visto la Peppa com'è nella vita? Cioè, non avevamo dubbi che la Peppa nella vita non fosse come quella che era la finizione scenica. Si vede? Si vede qua. Ah, ecco, grazie, grazie. Ma fanno le occhie le sì. Invecchiano, c'ho, insomma, c'ho una figlia grande, sono una... però vedrete. La figlia è peraltro bravissima, mi pare che sia addirittura per punto bravissimo, non c'è stata la prova che sia proprio la sua prima esperienza. Cioè, è giovanissima, quindi... Anche lei deve andare a comprare il motorino e si mette a fare. Parlaci di te, bella signora! Che ti devo dire? Io sono felicissima di fare quello che sto facendo, mi trovo benissimo a Termini dove abito, dato che lavoro qui. Devo dire come dormo a Termini, non dormo alla Cereale. Non so che cos'è, infatti devo scoprire questa cosa. Non è vero. Per te l'hai poi messo verso il mare, no? Sì, con i piedi verso il mare. E sto. Veramente tardivo, mi sveglio tardissimo, quello che non mi succede. Invece, al contrario, dovunque metti il letto, c'è il coso, il barone, quello che ti dica, non si può dire, ci sono se arriva anche davanti per fare delle cose, non ho detto niente, faccio delle cose multiple, diciamo, in comunità. E allora preparavo questi oggetti delle comunità, che poi avete capito dietro, e fate le mie cavate di forno. E ora queste invitate, ora sono per tutte queste signore, mi tirano i piedi. No, che ci tirano i piedini e le cose a casa. Però io lo stesso. Tu non dormi? Io dovrei fare, non dormo, io dormo qua vicino. Facciamo su un esperimento, non ti attendi, non lo so, se non c'è così. A suo punto. Vieni, vedi. Sono i fantasmi delle femmine, delle cose, delle parole, chi è? Come si fa la cosa? Scusa, adesso facciamo un po' quello che ti devo provare, cioè, scusami, che curia ero che mi risulta avere nobili natali, mi parli del barone non sapendo come si chiamava e mi sei grave, diciamo la tutta. Questo mi fa ridere perché una volta mia mamma era fidanzata con un regista, era sua madre, diciamo. Questa cosa non l'hai sentita mai, è la prima volta. Mia madre era gelosa di quest'uomo, vero? Che c'era morte fidanzata con un barone artano, questo regista, che poi dopo la fine di Rocky e così l'ho sputtato. Questo qui, perché lo faccio famoso? Questo qui praticamente venne a prendere alla prima di dialogo con una donnetta,
Velasco. Allora lui mi fa, ma perché sei così nervosa? Le ho detto, fuori uscite dalle letture, è vero? Ho detto così, fuori, perché era in aria. Allora dice, ma come ti permetti? Ma come ci stai trattando? Nel registro di teatro, lo sai, no? Certo. C'era anche lui, mi stai trattando, poi dice, ora arrivo la novità, ci arrivo, quelle cose ci arrivo. Dice, ma scusaci, cara, scusala, sai, la nostra lui è un po' naif, un po' rustica, un po' così, gli ho detto, sempre, pare, e gratis vuol dire compagno. Guarda, ce l'ho detto proprio un accento alto al tessino. Ci dissi, quando tuo nonno, con l'accento della tua dice, come tu, ci dissi, quando tuo nonno si mira a pochi baccaretti, non so se capite questa parola, ci posso essere baccaretti, ci si babaluccio, baccaretti. Quando tuo nonno si mira a pochi baccaretti, mio nonno riceverà al suo caso un attaranto. Le palle ci sono, ma vuote. E ti so che non si deve salvare la famiglia. Il prossimo anno le palle sempre vuote. Infatti, il mio ex marito, io ho chiuso, appena è arrivato nel suo piede, ha piccolato, ha battuto lo stemma, la mia pazienza. Non esiste più una vita. Bravo, bravo, c'era una cosa comunque. Vado da questa parte. Sangue blu. Ci facciamo l'ansia. Di Marta la sola e poi facciamo l'altro giro, noi abbiamo finito. La prossima serie si sposa con lui. No. E tanto ma la tua fidanzata che anzi no, che è fuori. Un ballo con un grande con lui era fuori. Sì. No, nascono figli di Vienna, lo dice, lasciate. Ti lascio Giovanni. No. Cioè, no, Croce è una bellissima avventura, io guardo da, diciamo, da attore che ha deciso poi, insomma, pure la Giuseppe da Roma, ha deciso di stabilirsi a Palermo, di vivere a Palermo, e cercare appunto su giusto per comprare l'usione di fare del motorino, per comprare il motorino, macchina, casa, insomma, tutto quello che può fare, ragione sui lavori. E la cosa più bella di Croce che mi sento di dover premiare, di dover sottolineare che per un palermitano fare il prodotto comunque a livello nazionale senza piegare l'aereo, la nave o Genova, la macchina, che è una cosa che si sente già di fare imprezzabile. Questa perché era lo stretto per andare a emigrare per certi pezzi, invece noi andavamo via di Monza. Abbiamo pure. Che ma quindi volete dire, cioè, no, ciao, vabbè, lo so, ma chiaramente no, figurati se uno non è costretto per andare a stare a vivere a Milano quante volte, quindi comunque questo è anche un manto, anche avere per esempio Francesca Reggio che comunque è una bravissima attrice e comunque venendo da fuori. Ernesto Maria questa piccola, come dire, poi abbiamo anche una figlia, il nostro Antonio Alessi, che viene pure da Milano, e questo, niente. La maggior parte comunque sono siciliani, ci tenevo a dire. No, no, ma sicuramente, cioè io volevo sottolineare appunto l'importazione estera, se la vogliamo. Quindi comunque è un prodotto veramente siciliano, assolutamente siciliano, ed è radicato nei territori siciliani, quindi questo è comunque, diciamo che esporta, facendo questa carriera, l'immagine della Sicilia, sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista paesaggistico. Soprattutto perché gli esterni, ci sono molti esterni in questa sopra differenza tra... Sono assolutamente quasi al 50-50, sia all'interno che all'esterno, cosa che non assorbo sicuramente sì, ha un 50-50 di riprese, quindi voglio dire cosa che in una qualsiasi altra soap non si vede, perché se vogliamo elencare altri prodotti, sono
quasi tutti, almeno per l'80-70% girati in interno. Vado di nuovo da questa parte. Francesca, Lucia, beh, lei insomma, abbiamo parlato di questo romanzo popolare, appunto, che mi sembra però un po' diverso dagli altri, nel senso che questo lancia anche dei messaggi educativi, culturali, perché c'è, si parla di emarginazione, si parla di dispersione scolastica, si parla di integrazione razziale, chi più ne ha più ne metta, insomma, qualcosa di educativo. Sì, ci proviamo, insomma, cerchiamo più che altro gli autori, noi cerchiamo di interpretare quello che è un po' poi un quotidiano reale, cioè quello che veramente accade in un paese qualunque d'Italia, non per forza della Sicilia, dove accadono delle cose che sono quotidiane, cioè di incontrare delle persone extracomunitarie oppure di andare semplicemente a scuola, quello che può accadere in una vita assolutamente quotidiana. Sì, ci stiamo provando, devo dire che questa lumera è quotidiana. Ho appena sposato con una splendida ragazza italiana, per cui gli mandiamo gli auguri da qua. E mi pare abbia partecipato anche a un festival di Venezia, se non mi hanno informato male, come attore. Vero Enrico, Ernesto? Vero, non mi ricordo il film quale sia, però è vero. Sì, Lettera della Sara, bravissima, Lettera della Sara, ci siamo, ecco. Il marito? Quello, parliamo qua di... Che mi piace a me, lei è gelosa. Veramente è pure il contrario, cioè lui ormai è diventato veramente geloso anche nella vita. Sì, sì. No, come acchiappate per capirmi stasera. Ormai per metà siamo veramente una famiglia. Abbiamo, non so, si è innescato un meccanismo strano. Se lui mi vede parlare con un uomo, mi guarda male. Qui è chi sono? Come invece? Ah, io che so fare? Invece accetto di dire no, qui è chi so? Qui è chi so? Dai, è più bello? E loro che devono dire? Devo dire che anche il tuo personaggio, come un po' quello interpretato da Luisa, in qualche modo, come dire, subisce il carattere forte del marito, o sbaglio? No, assolutamente. No, non ci vedo. Peppa è proprio dura, è proprio tosta. Comunque, ancora la serie è lunga, quindi vedrete che alla fine qualcosa succede. No, il perno della famiglia è veramente, perché è una donna molto forte, devo dire lei. Anzi, io cerco di apprendere moltissimo da questa donna, perché ha delle doti che io nella vita... Trasferire nella vita di tutti i giorni. Sì, perché è veramente tosta, è proprio, però allo stesso tempo è paziente, è dolce, insomma ha una serie di caratteristiche positive, sicuramente bella per una donna. Marta Randazzo. Io voglio fare la parte di Giacinto Ferro. Io voglio fare Carmelo Segno. Sì, dacci il gelato qua. Beatrice. Questa tra virgolette sta fedendo. Ti devo dire una cosa, subito. Dimmi da noi è fedele. Perché per me? Quello che pensa Carmelo. Senti, è inutile che fai, stai a tavolta. Carmelo, non potremmo parlarne. Forse non ci siamo capiti. Non è che sono in crisi, gli è proprio finita. Vattini a morte. Ma dopo tanti anni di matrimonio, Carmelo? Tanto quelle si perché? Ma fatti vedere in faccia, ti prego. Se mi vedi in giacinto. Daniele, riesco a bustolare queste cose. Guarda che faccio anche Francesca. Ma io faccio bene Calosci. Faccio Calosci, non lo conosco nessuno. Allora, chi sono? Ma chi sono? Ah, no. La voce di nostra, ciao, per favore.
è preciso l'Angelo Parco. Angelo Parco, proprio là. Vicini, hanno lo stesso tipo di vocale. No, adesso sto facendo. Ma stavate parlando di Marta Randazzo. Di Marta Randazzo! Non ti pare male trattare questa maniera il tuo povero disgraziato? La verità è una che la RAI, Mediaset e compagnia bella mi hanno fatto fare sempre, Loredana lo sa, mi ha fatto tante cose insieme, sempre cose drammatiche, molto tristi, molto pianti, lacrime. Finalmente un ruolo brillante, c'ha dei momenti che chiaramente sono quelli che mi riescono meglio, quelli drammatici, lo so, sì, abbastanza, io mi vedo... io mi vedo meglio nelle parti drammatiche, forse perché sono abituata, ma sono 30 anni che li faccio. Ma davanti, questa è comica, ma se poi ho capito che questa è comica, perché all'inizio pensavo, no? E quindi questo per me è importante, entrare nelle case e soprattutto nelle donne, che sono quelle che più tendono, con un personaggio che li fa sorridere, spero, no? E questo mi piace molto di Marta. Io devo fare i complimenti, così, forse sono superfluo, ma fanno sempre piacere, credo, a tutti i nostri amici che stasera sono venuti qui a testimoniare anche in favore di Teleton, di questa importante iniziativa, che sicuramente ha bisogno anche dell'apporto, della testimonianza di artisti popolari come siete voi in questo momento. E sicuramente è un fatto positivo che ritengo aiuterà la ricerca per sconfiggere queste malattie. Speriamo, sicuramente, anzi, sono sicura che la nostra presenza, certo, è un granellino di sabbia in mezzo a questo infinito universo che questa è la ricerca, appunto, la ricerca per i tumori. Io sono qua, ci tenevo, anche se ho la sveglia alle 5 domani mattina, giro a Porticello, ho finito di girare alle 8 di sera, però ho detto anche per poco ci voglio essere perché ne vale la pena, ecco, non è una semplice serata mondana, ma è molto ma molto di più, quindi sono contenta di essere qui e spero di poter essere utile anche se in piccolissima parte a questa grande cosa. Io vorrei chiamare il produttore esecutivo. Lui è un produttore, non esecutivo. È un produttore. È un produttore. Responsabile. Buonasera. Diciamo quantomeno il capocarro di stasera, va. Ecco. Dicevamo di questa bella produzione che sta in qualche modo lanciando anche la Sicilia nel campo cinematografico, perché peraltro, ecco, uso il termine cinematografico a ragion veduta, perché per questa soppopera, continuo a chiamarla così, per questo romanzo popolare si usano delle vere e proprie tecniche cinematografiche, mi dicevano. Sì, assolutamente sì, il modo di girare, insomma, di fare questo prodotto è alto, insomma, con altre professionalità, ed è fatto in maniera tale che sia è fatto con delle tecniche cinematografiche, insomma, per cui io non sono bravo a parlare in pubblico, anzi, sono un cane. Io volevo ringraziare invece il Termini Merese perché ha dato la possibilità, insomma, a Taglio Dolce di svilupparsi, di avere infrastrutture, di poter essere, perché noi siamo su a Corso Impalato, in una struttura della provincia e del comune, no, di Termini, e poi basta. Di poche parole. E spero soprattutto che si possa andare avanti per tanti anni, perché ci sono tante professionalità siciliane che stanno crescendo su questo prodotto e penso che sia molto importante per il lavoro e, insomma, per lo sviluppo anche di questa terra, insomma, di cui io sono milanese ma di papà siciliano, per cui io ho fatto un rientro rispetto... Capita! Va anche una nota di merito per il cast, che devo dire è molto... molto bravo, questo è superfluo dirlo, o forse no, che comunque è molto ben assortito, e come credo Luca Barreca abbia dichiarato
in qualche occasione in un'intervista, diceva che sono degli artisti che sono stati scelti proprio in quanto attinenti, trovati proprio attinenti a parte la bravura, ai personaggi che dovevano interpretare. Non è un caso se se lei fa quel personaggio, se Luca fa quella, l'ha detto, posso assicurare che l'hai detto. Scusa. Come ora esci dal suo tunnel con mia pure? Perché... Tu che l'hai detto pure tu? No, l'ho detto, no, io non l'ho detto. L'abbiamo detto assieme questa cosa. Vabbè, allora io da domani faccio il film. A lui due c'è. Sì, vabbè, che poi la conferenza, come si chiama? Di Obama. In stereofonia, no, no. No, no, dico no, ma comunque è vero perché devo dire la verità che non perché. Io dico che la qualità degli attori è veramente elevata. Dico, al di là della mia presenza, insomma. No, ecco, ti fermo, devo dire peraltro, dico, Ernesto Maria Ponte lo conosciamo praticamente tutti. Però lo conosciamo più che altro come cabarettista, ecco, perché ce lo ritroviamo spesso nelle piazze, però ovviamente... diciamo che anche c'è un po' di teatro, Gigi Proietti, quello per cui sei più... è un attore, bravo, che arriva dal teatro, peraltro proprio in questo periodo credo sia tu impegnato insieme a Rory Quattrocchi in... per fortuna che ce l'ha. No, come Rory, no, è un errore. Io è Barbara Tabita che è anche una presenza, la gemma che per ora c'è in va in onda in questo momento, anche se non è proprio un personaggio fisso, un personaggio diciamo di passaggio. No, con lei ho fatto per fortuna che c'è la mamma al Teatro al Massimo. Quindi... ecco per dire che comunque è una commedia teatrale, no, dico ma non perché, perché mi piace comunque anche il cabaret, figuriamoci. Poi lo so chi ha visto, però dico c'è anche un po' di teatro nella mia agendina. Anche sì, classico, se vuoi. No, sappiamo. Nel mio curriculino. Nel curriculino. Curriculino, no, cioè, a panza c'è, ma guarda che è Nico Nico. Cioè, bene, e io vorrei chiamare a questo punto sul palco i due coordinatori provinciali della Teleton, Loredana Scirè e Totò Pensabene. Ecco che arrivano, eccoli qua, applauso anche per loro, facciamo, dai. Sono i coordinatori provinciali della Teleton che hanno, ecco, piacere di consegnare, arrivo subito col microfono. Lo consegniamo ad Antonio da parte di Teleton. Ad Agrodolce vi ringraziamo per aver sostenuto con il vostro la vostra venuta qui anche la ricerca scientifica. Grazie a voi. Poi queste mi pare cosa sono, le sciarpe della Teleton. Roberta, i fiori sono doverosi, almeno per le donne, che consegna i fiori a Lucia. Poi per Peppa, usiamo sempre... Poi per Marta, Guia. E poi per Beatrice Serio, ovvero Luisa Maneri. Grazie agli amici di Agrodolce, ancora un in bocca al lupo e tanti successi per il vostro futuro. Siete stati veramente simpatici e gentilissimi ad essere venuti qui a trovare spazio per il vostro lavoro. Sappiamo che è molto difficile, anche se spesso il lavoro dell'artista non viene mai creduto fino in fondo. Diciamo, perché travagliano, lavorano e come? Altro che... Signori, il cast di Agrodolce! Grazie. Sì. Dica. Grazie. Sì, praticamente.
Io mi sarei qua. Sì, il signor presentatore mi è piaciuto questa. Lauretta, dimmi Gioia. Questa targa a lui. Questa targa ad Antonio, eccolo qua. Lauretta. Sì. Allora, questa targa è da parte delle associazioni che hanno collaborato in questa bellissima iniziativa questa sera a Termini e sono l'Associazione Nuovo Sentiero di Santa Flavia, la ISV Sicilia a livello regionale e l'Associazione Sette Note per la Vita. E in questa occasione informiamo che a Termini è nata la sezione del Nuovo Sentiero di Santa Flavia da pochi mesi. E siccome noi ci teniamo tanto ad Agrodolce, volevamo dire in maniera personale grazie, grazie di essere qui, ci saranno altri appuntamenti e gradiremmo sempre la vostra presenza perché siete stati veramente una parte importantissima per noi. Grazie a nome della ricerca e dai genitori che siamo noi, che abbiamo avuto degli ottimi risultati, infatti Davide Corona a Palermo e qui sta studiando la sindrome di Williams che ha avuto degli ottimi risultati. Grazie infinite. Grazie, grazie a tutti voi. Io trattengo per un attimo Ernesto, faccio pagare penga ad Ernesto. No, aspetta, siamo venuti assieme e ci andiamo assieme. Non vi arrisicate. No, io va bene. Ve lo lascio un attimo. Ah, proprio per Roma, è comodissimo. Parca alle 8 alle 9 a Roma, è comodissimo. Parca alle 8 e trascusa alle 5. Arriva l'aeroporto rincoglionito con l'occhio a panveniere, dice che cos'è, lo vuoi, sono in casa di tavolo, giorni prima c'è, sono sotto non vuoi. Fateci caso, appena arriva l'aeroporto la prima cosa che fai è che le persone le trovi sedute, non sanno cosa fare. All'aeroporto sono tutta sotto, appena uno si alza, quindi l'iniziativa tutti lo seguono, sono disaffacendo. Magari quello sta andando in bagno e dice, ma che adesso voglio locare? Mettiamo in volo. E c'è una grandissima picchietta per fissa, che è un pulmino, almeno adesso ci sono i parti immediati, ma prima c'era il pulmino che dall'aereo stazione ti portava all'aereo, un pulmino, sono 50 metri da fare a te, no? Che dico, confondevano le idee, confondono tuttora le idee, una volta una signora anziana, forse era la prima volta che picchiava l'aereo, salì su un pulmino, poi guardò, c'è cioè, quello scusa, non so volare.
voglio provare un esperimento con voi questa sera, e che vi assicuro non è veramente per dire o per fare spettacolo, ma è davvero un esperimento. È una canzone nuova, inedita, scritta dal maestro Buzzurro, ed è la prima volta che la faccio ascoltare a qualcuno. Farà parte di un progetto che faremo quest'inverno, un progetto televisivo con Salvo La Rosa. E poi è una canzone in siciliano, Lassiti ballare. Il titolo l'abbiamo messo 5 minuti fa. Non lo sai.
applauso lo siamo tutti. Ecco, Salvatore pensa bene, lo vedrà uscire, sarà da qualche parte. Sta arrivando? Non c'è, però facciamo lo stesso. Ecco che. Ecco che arrivò. L'ha fatto apposta per prendersi l'applauso, ne sono sicuro. Eccolo qua, simpaticissimo, Valeriana. Ai nostri due artisti va un omaggio ed un grazie per aver partecipato a questa serata. Anteprima Teleton, aspettando Teleton questa importante iniziativa che porta avanti e finanzia la ricerca di tanti servizi scienziati. Ecco il nostro amico che omaggia Maraeli con questo bouquet. Grazie Maraeli, grazie Francesco Buzzurro, grazie. E poi non scappate perché... Non escludo che giorno per giorno viene a sapere che ci si riunisce a Termini Imerese piuttosto che a Cremona, a Cuneo o anche altrove. Quello che ogni tanto si occupa di malattie genetiche rare, indaga cioè quelle malattie che non verrebbero altrimenti indagate perché non remunerative per le industrie farmaceutiche. Inizia, come ha detto il presentatore, 18 anni fa a vivere. Inizia prima in America, arriva in Italia 18 anni fa. E da allora è stato un susseguirsi di successi, non cito i numeri che sono un po' l'orgoglio di Teleton, ma basterebbe dire che 1300 scienziati lavorano o hanno lavorato per Teleton e tanti altri successi che vi invito a visitare il sito di Teleton e ne avrete notizie. Però succedono cose strane negli ultimi tempi nei laboratori Teleton. Ci sono i topolini che cominciano a camminare. Ci sono tanti episodi positivi, che non significa che si è ottenuto un risultato finale. È successo nel caso di una malattia strana, la DASKID, e i protocolli internazionali adesso per la cura di questa malattia, prima assolutamente incurabile, si rifanno a quello che gli scienziati di Teleton hanno stabilito come vera cura. Di fatto 11 bambini sono stati salvati, altri verranno salvati da questa cura. 4-5 malattie sono pronte per il trial clinico. Il trial clinico significa che dopo questo si passa alla cura. La burocrazia richiede 5 anni, 30 persone al lavoro, quindi particolarmente costosa. Allora questi entusiasmi che ci sono nel senso Teleton ci hanno spinto tutti a muoverci, a organizzare serate come questa, come altro, perché la ricerca ha bisogno di purtroppo di fondi. Poi succede pure che una malattia che si chiama malrossi di Laber, che porta alla cecità dei bambini, e viene indagata da un laboratorio di Napoli, Teleton, quindi sanità d'eccellenza, sottolineato, poi passo il microfono a Loredana. E a quel punto questo scienziato annuncia che è riuscito a bloccare il progresso della malattia in questi bambini che altrimenti sarebbero diventati ciechi. Tutto questo poi arriva all'orecchio dei Lions, i nuovi partner di Teleton, arriva all'orecchio del nostro concittadino Franco Amodeo e non bisogna aggiungere null'altro. I Lions sposano la cura di questa malattia, finanzieranno su 50.000 persone un esercito in Italia neanche tanto piccolo che stanno raccogliendo soldi insieme alla BNL, sulla quale non c'è bisogno di spendere nulla perché è un leader storico ed è il primo, anzi, partner di Teleton.
insieme agli altri sponsor alla fine sul palco. Io la ringrazio di questo. E siccome i presentatori mi dicono sempre che io prendo il microfono, non vado male, lo passo a Loredana. Grazie di essere qui. Inizialmente 18 anni fa, poi la nostra collaborazione si è ridotta. Noi ritorniamo con tanto amore e passione, perché come sapete l'animismo è solidarietà, solidarietà vera e concreta. E proprio noi aggiungiamo solidarietà alla solidarietà. Il nostro progetto di servizio, il servizio scandisce dalla cultura dell'amore. Noi, tutti i Lions d'Italia, il 12, 13 e 14 saranno in piazza con tanti banchetti per sostenere la ricerca genetica, e ci hanno affidato, perché noi siamo definiti nel 1925 proprio il nome, la ricerca genetica sulla maurosi di lepre, come ha detto poc'anzi il dottor Pezzabene. E cioè dire una malattia che colpisce gli occhi e che restringe la pupilla fino alla cecità. Quando siamo stati a Roma, abbiamo firmato il protocollo d'intesa, abbiamo conosciuto Emilia, questa bambina splendida che ci ha lanciato questo messaggio d'amore che noi la vogliamo. I live saranno in piazza 14, quindi 12, 13 e 14, indosseranno come una stola questa sciarpa gialla con il logo Lions e il logo Teleton, e per un momento diventeranno sacerdoti della solidarietà. Vi aspettiamo per contribuire tutti per questa magnifica ricetta. Grazie. Importanti, perché quando si fa qualche cosa per i diversamente abili
torna a tutti un bene incredibile. Si fa per la scienza, ma si fa anche per le persone, perché sono persone che sanno dare tanto, sanno dare di più di quelli che sono, come da dire, normali. Quindi abbiamo l'obbligo di pensare per questa, per il futuro di queste persone, che poi è il futuro della, della nostra società, della nostra civiltà, del nostro modo di essere persone. Grazie. Cosa che vuole dire il vice sindaco Maurizio Mellino? No, ma praticamente andiamo a tutti. Poi si rischia di finire nella retorica. Io penso che questa serata deve essere una serata di riflessione, anche di un momento così di allietamento come è stata, e così deve finire. Quindi andiamo tutti gli stand del Teleton nei prossimi giorni a comprare la sciarpa e gli altri oggetti che forse i ragazzi hanno realizzato, e che sono, quando compriamo un oggetto di questo sappiamo che facciamo un'azione importante per la nostra vita, dando ancora più senso alla nostra vita. Quindi grazie ancora a tutti voi per averci invitato. Esaurito questo momento istituzionale, d'altronde obbligatorio, per ringraziare tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, noi diamo il tempo di liberare il palcoscenico e ci prepariamo a, a ridere. Ecco, fa bene anche quello, la nostra gianza! Lo ringrazio non solo per le parole che ha detto, ma anche perché siamo alla veneranda età di 80 anni, continua a fare questo lavoro, è veramente ammirevole. Devo dire sinceramente che una cosa, ecco, se il vice sindaco, il presidente del consiglio, se non è portavoce con la cittadinanza, questa è una cosa che quindi attendevo e trovo persone che chiaramente ringrazio per essere venuti, dico, ma tutta oggi posso fare per me. Tanto, mi aspettavo gente in piedi per assistere a uno spettacolo con artisti come quelli che abbiamo questa sera avuto. Ma tanto per me che sono, diciamo, di famiglia, anche due maestri meritavano chiaramente, ecco, gente in piedi. E tra l'altro devo dire che proprio Francesco Buzzoni diceva che c'è tanta Sicilia. E io non smetterò mai di farmi delle domande sulle cose che noi facciamo e diciamo. Per esempio, uscendo da casa, il portiere del mio stabile, Filippo, mi ha detto stia attento perché già passa due o tre volte a velocità pazza un tizio che corre come un cornuto. Allora io mi chiedevo, perché corre come un cornuto? Il cornuto è un cornuto. C'è qualcuno che lo sa, perché sinceramente c'è. Corrono con un cornuto. Se lo sapete per esperienza, o se c'è qualche cornuto che lo sa, probabilmente perché magari corre quando vuole raggiungere la moglie per vedere se, diciamo, è solo, se è con l'amante, quindi avete un'ora di sapere, o per la, diciamo, è una delle occasioni rarissime per cui il cornuto si intende quello che fa le corna, per cui arriva marito e lo scappa, c'è un cornuto, cioè, ci sarà un motivo. Diciamo tantissime di quelle cose. Per esempio, io alla mia veneranda età ho comprato casa con mia moglie che ci hanno sfrattato, e la prima cosa che mi hanno detto appena l'hanno saputo, amici e parenti, mi dice: meno male, così quando chianti un tuo uovo puoi dire che è casa tua. Ma perché uno va a chiantare il tuo uovo? Cioè, appena mi dite che è il tuo, che uno si è in casa a affittare il tuo uovo, ne pianta. Cioè, è una serie di espressioni che sono molto, molto, molto strane. E questa è Sicilia. Cioè, queste cose che abbiamo nel nostro DNA, per esempio, giorno 1, giorno dei morti, sono andato al cimitero a portare dei fiori ai miei cari, e un tizio incontrandomi, ci conosciamo da Mariano, e tu ci fai, che domanda è? Cioè, uno il giorno dei morti al cimitero, mi ci può fare? Ma non sapevo più un gelato in dare, e tu che ci fai? Se uno ci va, dovrebbe fare una passeggiata, tu dici, non c'ho posto, me ne vado al cimitero.
che poi io parlo da anni, a proposito dei cimiteri, di una cosa molto molto bella, di quel famoso cimitero di Caltanissetta dove c'è quella lapide dove c'è scritto "Puliceva io la mese della mano". Perfetto. Bene, mi dicono che, non sto scherzando, una settimana fa è passata miglior vita la moglie di questo tizio che si dice scritta e ha fatto scrivere sulla sua lapide della moglie un "è vero, ci diceva sempre di fare se l'esame". Quindi pensate, botta e risposta attraverso le lacrime, cioè è il massimo per me. Cioè, quindi siamo veramente un popolo unico, io lo sostengo da anni, alcune volte, specialmente i più giovani, pensano che io parli di queste cose per fare spettacolo, e sarà stato anche per questo, ma io sulla nostra diversità ho sempre, diciamo, avuto le idee chiarissime, noi siamo diversi in tutto e per tutto. Figuratevi che quando abbiamo dato il famoso premio, che poi è diventato famoso solo quell'anno perché non si dice più, la Coppola d'Oro al buon vino Caruso, che tra l'altro adesso fa parte pure del cast, come avete sentito, di Ecco Dolce, ecco, e una giornalista vicina a me mi ha detto: "Ma lei da almeno 30 anni ci tormenta con queste idee che siamo diversi, ma in che cosa siamo diversi? Ci può dire che lo fa per fare spettacolo?". Come che cosa siamo diversi? Come, signori, che siamo la sola regione che non ha né sì né no. Ma lei vuole scherzare? Dice: "Noi no, ce l'abbiamo". Dico: "No, lei è solamente fuori strada e non lo dice Nampa, lo dice Pitre. Noi abbiamo quel suono che emettono i neonati quando non vogliono più il latte della mamma". Che c'è pure questo popolo che dietro che si stacca dal seno, no? Che non vuole più latte, mi dice. E fa questo rumore perché si stacca chiaramente. Quindi c'è anche questo rumore che fa la lingua sui denti, sulla casa, sui denti, e questo rumore che non è uno secco, perché se la mamma insiste, ha dato la tanta e ha dichiarato suo figlio. E no, nostro siciliano, cioè, però nel no non ne potevo mettere d'accordo. Anche la giornalista: "Sì, ma il sì l'abbiamo". Io questo lo dicevo pure sempre, perché noi il sì non l'abbiamo. Noi lo sostituiamo con una serie di circonlocuzioni, perifrasi, per esempio. Per esempio, ho visto e sentito Brenda all'altare impazzire per farsi il vestito allo sposo. "Vuoi tu prendere la più presente un cascetto?". Mi deve dire sì, un calura perché non è il campo. Mi deve dire sì, ci giuro su quella non sa tanto la notte. E sì, non glielo dice perché sa che è troppo compromettente. E allora, ecco, noi in questo siamo completamente diversi. Bossi non lo potrà capire mai. Bossi, pensate che è così ignorante, potremmo essere convinto che noi addirittura siamo crudeli, perché mi piace vedere viste lontano. Vedersi le viste da lontano significa, cioè, che uno, vedendo le cose che succedono agli altri, ride, ma non che ride per crudeltà, ride perché è contento di non avere la disgrazia che hanno gli altri. Cioè, Scogliera di Capogallo, 20 anni fa, e vicino a Palermo, lo schiaccio, chiaramente accanto a Mondello, c'era un tizio che stava annegando, faceva come un vedere fuoco: "Aiutate, aiutate, non faccio nadare, aiutate, non faccio nadare, aiutate". C'era uno che lo guardava dalla scogliera, "Ci ma manco io faccio nadare, però la faccio tutto il suo pulire". Noi abbiamo questa, e non pensate che siano solo gli adulti, anche i ragazzini già nascono, c'è nel DNA questo gusto di vedersi visti lontano. E avevo una ventina d'anni, c'era una signora piuttosto grassa, diciamo, una regina di piedi, che ci ha detto: "Faccia piede sia alla banca, sia alla banca sarebbe si stupa". L'aiuta ad rialzarsi, le ritardi i pacchi che aveva in mano, mentre si sta allontanando, si avvicina vicino a lontano un carro di 60-20 anni. "Signora, signora, ci che c'è carina? Ci che fa se sentia si sente nell'intera, come sono un pentenimento". Quindi già anche il ragazzino c'è, cioè, già Questa tendenza alla vista lontana, perché noi questo gusto ce l'abbiamo e fa parte, ripeto, del nostro modo di essere, del nostro modo di pensare, che è diverso. Cioè, io poco fa parlavo di cimiteri, per esempio, noi comunichiamo i lutti in un modo che non esiste in nessun altro angolo della terra. Vi faccio un esempio: 5 anni fa, in me, un cantiere di Palermo, in mano molto un certo locascio, arrivano polizia, carabinieri, arriva il magistrato, però il pensiero, il capocantiere ce l'aveva la famiglia. Però è giusto che un poliziotto deve andare a casa lo caccia a dire della disgrazia. Sarebbe giusto che andasse uno di noi. Chi ci vuole andare? Alfio, ci vado io. Alfio se ne va, passa una mezz'ora e mezza, ritorna Alfio con una bottiglia di vino nelle mani. Il capocantiere su tutte le fuori.
ci vuole uno che ti manda una cosa così delicata che doveva cantare birra. Veramente non l'ho comprato. Ma ci sei stato a casa locale? Ci sì. E come venì? Ci ho bussato. Mi ha detto la signora e ci ho chiesto, scusi, lei la vedova locale? Ci sono, ci guardi che mio marito è ancora amico. Scommettiamo la bottiglia in vino. Ecco dove è ancora questo. Della polizia costiera ausiliaria che gentilmente sono venuti qui a Termini e loro lo fanno per volontariato. Li ringrazio veramente di cuore, grazie. Riccardo Rossi, Riccardo Rossi, grazie. E poi dico che Teleton non è solo dicembre, questo lo voglio ricordare, lo voglio puntualizzare. Teleton da quest'anno lo troverete in piazza anche ad aprile. Con una grande festa in tutte le piazze italiane, ci ritroveremo tutti il 19 ora dicembre, il 19 aprile saremo tutti di nuovo in piazza per contribuire alla ricerca, tutti contribuire alla ricerca scientifica. Poi vorrei consegnare al nostro testimone ufficiale da parte del coordinamento di Palermo. Gaetano, ottimo regista e assistente di parto, grazie veramente.